tra poco Ameria Radio in diretta. Tra poco Ameria Radio in diretta. Tra poco Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco Ameria Radio in diretta. Ameria Radio, la radio che non c'era. Ameria Radio presenta Autori e Autori, a cura di Rossana Cilli.
Signore e signori, buonasera e ben arrivati alla prima puntata della nuova trasmissione chiamata Autori e Autori. L'anno scorso era inserita nel contenitore Territorio e Società, quest'anno ha dignità di trasmissione a sé stante per il successo che ha ottenuto nella scorsa stagione. Bene, allora andiamo a presentare prima della padrona di casa i nostri, diciamo, i consueti salottieri. Abbiamo una acciaccatissima Maria Teresa, buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, se avete sentito, detto buonasera a tutti. E poi abbiamo con noi Humbert Halunni. Buonasera. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, buonasera ai malati, buonasera ai non malati, buonasera a tutti. E detto ciò, adesso invece andiamo a presentare la padrona di casa, signori e signori, Rossana Cilli. Ed eccoci qui, buonasera, ben ritrovati. Un caro saluto a Paolo, Umberto, Maria Teresa, doppi auguri perché sta male. Grazie. E naturalmente un calorosissimo grazie e saluto ai nostri radioascoltatori che ci hanno appunto molto apprezzato nella precedente trasmissione e ci hanno voluti un po' promuovere in certo senso, per cui li ringraziamo in maniera particolare. Bene, allora prima di passare alla presentazione del nostro ospite, che è un carissimo amico nonché grande contributore di Ameria Radio per quanto riguarda poi alcune trasmissioni che poi sveleremo, insomma, appena diremo il nome saranno i nostri, diciamo, ascoltatori lo riconosceranno subito. Andiamo adesso, sempre che riesca ad arrivare, ecco, ci sono riuscito a dare, diciamo, la novità di quest'anno. Quest'anno abbiamo per le trasmissioni in diretta un numero WhatsApp dove i nostri radioascoltatori, ovviamente, se vogliono, possono scriverci domande, richieste che noi poi gireremo ai nostri ospiti e che quindi avranno il piacere di rispondervi. Allora, diciamo il numero 351 40 16 450. Ripeto, 351 40 16 450. È un canale WhatsApp, noi siamo qui in regia con il canale aperto e quindi siamo pronti ad accogliere le vostre richieste. Vai, Rossana! Allora, intanto io vorrei salutare il mancato autore di questa sera, che fa buona compagnia a Maria Teresa, perché ha la febbre a 39 ed è completamente afono, motivo per cui il nostro Federico Mazzi questa sera ha dato forfè. Ma noi abbiamo subito, diciamo, trovato un degno sostituto. Del resto devo dire piuttosto inaspettato, perché l'ospite di questa sera, che è, come ha detto già anche Paolo, una vecchia conoscenza di Ameria Radio, mi ha contattato che non sono neanche due giorni proponendomi il suo libro, che io per fortuna avevo letto e divorato, il che la dice lunga, poi vediamo perché, e che quindi è capitato perfetto per essere presentato subito e aprire questa nuova stagione di Autori Autori. Lui si chiama Vito Stabile. Detto questo, ci sarà stato una O nel pubblico, perché è una voce molto nota di Ameria Radio, perché segue varie trasmissioni musicali di jazz, ma soprattutto di lirica, essendo tra l'altro presidente dell'Associazione Internazionale Culturale Musica Ettore Bastianini. Ci ha anche deliziato alcuni mesi fa con delle trasmissioni, sì, viaggiando, e lo dico non a caso questa sera, in cui ci ha proposto delle bellissime colonne musicali, per lo più di anni 60, 70, 80, che ci hanno fatto molta compagnia. Perché sì, viaggiando ci azzecca molto questa sera? Perché noi presentiamo un libro che si intitola Mi mancano soltanto Cina, Australia, Giappone e Sud America. Sottotitolo Ricordi curiosi di viaggi per il mondo. Insomma, avete capito che qui si viaggia, questa sera si viaggia. E
Però prima di cominciare l'intervista vera e propria voglio dire due parole su Vito, perché è vero che il pubblico lo conosce ma magari non conosce molti dettagli della sua biografia, che invece è molto interessante e molto ricca. Intanto diciamo subito che è un ingegnere, classe, lo posso dire, l'hai scritto tu sul libro, quindi lo posso dire? Sì, 1950, sì, lo puoi dire. 1950, poi sei giovanissimo. Si è occupato nella sua vita lavorativa di realizzazioni di impianti industriali, di gestione e organizzazione di grandi cantieri, di project management per progetti industriali e infrastrutturali, di studi strategici e di mercato settoriali. È stato consulente dell'Unione Europea, è commendatore al merito della Repubblica Italiana, abbiamo già detto cura per Ameria Radio diversi programmi, soprattutto relativi alla musica lirica, in quanto appunto presidente dell'associazione dedicata a Ettore Bastianini, che tutti sapete, insomma, è stato uno dei più grandi baritoni che ha avuto l'Italia. Mi ricordo le 32 volte consecutive di Amonastro a Vienna, mi ricordo un trovatore con Karajan a Salisburgo e poi un enorme numero di tournée in tutto il mondo. E questo tutto il mondo ci introduce giusto appunto al libro di questa sera, e che è tutto relativo al viaggiare, e comincia a leggere un pezzettino di questo testo. Allora, normalmente chi viaggia lo fa per diletto, lo fa per turismo, ma qualche volta si fa anche per altre ragioni, per esempio di lavoro, e questo è il caso di Vito. Perché allora in questo caso però le cose cambiano un po', perché viaggiare, e qui leggo, assume un sapore diverso. Viaggiare è una scuola che ci fa percepire progressivamente i limiti della nostra comprensione, la labilità degli schemi e degli strumenti con cui riteniamo di poter catalogare, capire o giudicare gli altri. Significa allontanarsi dalle proprie certezze in un continuo preludio di qualcosa che deve ancora succedere. Allora io vorrei chiedere a Vito di commentarci queste parole tratte dalla bella introduzione che ha fatto al tuo libro Oliviero Collarini. Prego a te. Allora, grazie e buonasera a tutti. Beh, allora, visto che cominciamo dall'inizio, che è l'introduzione, andiamo subito alla fine, che sono le conclusioni. Ovvero, viaggiare è un po' scoprire il mondo. Chiaramente, se viaggi per lavoro, vedi il mondo come realmente è. Se viaggi per turismo vedi un altro mondo, vedi un'altra cosa. Se poi da questo punto di vista vogliamo parlarne, il paese più uno dei più brutti paesi del mondo che abbia visitato non inorridita è la Giamaica, perché l'ho vista per lavoro e non l'ho vista per turismo. Allora, scoprendo un po' il mondo com'è, si ha la fortuna di fare quello che auspicava Sant'Agostino, cioè si sfogliano le pagine del mondo, non lo scoprirai forse tutto, un pochino lo scopri, ma allora non dico che cambi i tuoi metri di giudizio, li affini, li rendi migliori e forse rendi migliore il tuo giudizio su com'è il mondo e forse diventi anche un pochino più tollerante. Bene, e questo tra l'altro... Potrei raccontare delle cose sulla tolleranza, ma non preferirei non toccarlo questo argomento, perché potrei urtare la sensibilità delle signore, quindi... Va bene, però poi ci arriveremo alle signore, perché c'è da dire, quando vai in Iran, per esempio. Comunque ci arriviamo piano piano. Adesso io vorrei fare questa, proprio allacciandomi a quello che hai detto tu adesso, diciamo che tu hai fatto un piccolo libro di letteratura di viaggio e la letteratura di viaggio naturalmente deve avere un suo spessore narrativo come qualunque libro, altrimenti diventa un diario di bordo, che è pure interessante ma è un'altra cosa. Tu invece appunto fai letteratura di viaggio e fai una trattazione che contiene descrizioni, notizie sugli aspetti sociali, storico-culturali dei luoghi visitati e anche sulle genti incontrate naturalmente. A me è parso, leggendo, che proprio l'aspetto antropologico del tuo libro è quella parte che più lo rende intrigante. Ora ti chiedo, al netto delle differenze somatiche o di pigmentazione della pelle, eccetera, sembra che l'essere umano
nei posti più disparati della Terra gioisce e soffre più o meno nello stesso modo. Vero, ma ci sono delle caratteristiche peculiari. Tu ad esempio sottolinei che la praticità degli italiani nel sbrogliare certe situazioni in cui altri si impantanano terribilmente, oppure non so, vogliamo parlare della puntualità, del concetto di puntualità qui piuttosto che in Germania, piuttosto che in America. Allora, a questo punto io ti chiedo, che idea ti sei fatto dei popoli e delle loro peculiarità? E in particolare, ora che siamo in anni un po' più avanzati rispetto a quelli che ci racconti nel libro, con la globalizzazione degli ultimi 20 anni, diciamo così, secondo te queste differenze, che erano sicuramente molto marcate negli anni 70, 80, 90, si sono un po' livellate oppure no? Allora, anzitutto diamo quelle belle parole che hai detto sul mio libro, è stato poco più che un divertimento che io ho scritto nel periodo del Covid, quando si stava chiusi in casa, e non dico per non impazzire, ma si doveva fare qualche cosa. Allora, diciamo che non voglio dire meno male che c'è stato il Covid, però qualche volta anche sì, perché ha prodotto tanto. Le differenze antropologiche, allora io sono ricordi ormai che datano dal 1990 al 2010, sono già passati un pochino di anni. Allora, forse se parliamo delle grandi nazioni, all'interno, nel cuore delle grandi nazioni, pensiamo ai famosi Stati Uniti centrali, tanto per dirlo, io non credo che le cose siano cambiate molto da 20 anni a questa parte. Forse qualcosa saranno cambiate. A livello forse dei paesi più piccoli o più aperti ai commerci, qualche cosa indubbiamente è cambiato. Siamo cambiati, allora, fermo restando che io credo che, avendo viaggiato il mondo, credo che l'America sia qua da noi. Poi se vogliamo possiamo fare un ragionamento su questo. No? Ma hai anticipato l'ultima mia domanda. Poi te la farò lo stesso. Credo che l'America sia da noi. Noi italiani abbiamo imparato qualche cosa, però siamo quelli che si sanno meglio muovere nel mondo. Tanto per dirne una. Io ho vinto delle gare di grossi contratti internazionali semplicemente perché gli italiani erano più flessibili dei tedeschi. Non perché i tedeschi non sapessero fare gli impianti, ma perché il cliente voleva l'impianto dipinto di verde, adesso sto esagerando, noi italiani gli abbiamo detto te lo diamo dipinto di verde e i tedeschi dicono no, noi abbiamo deciso che deve essere dipinto di bianco, non di verde, non te lo diamo. Questa è la motivazione vera, ecco, non so qual è. La mancanza di flessibilità. La mancanza di flessibilità. Sappiamo adattarci noi italiani alle varie situazioni. Che ne pensino certe, adesso non vorrei suscitare delle ire, non siamo razzisti noi italiani, o lo siamo molto meno di tanti altri, e gli altri, una parte del mondo si è un po' più adattata. Tanto per dire, il mio primo viaggio in Germania nel 1978-79, non me lo ricordo, non dico che mi guardavano male perché ero un maccheroni, ma quasi. Nell'ultimo viaggio, negli anni 2000, mi guardavano con una certa signorilità. Quindi il mondo è cambiato. Anche noi abbiamo, come gli italiani, abbiamo cercato di capire meglio il mondo e di affacciarsi meglio al mondo. Non so, la risposta può essere soddisfacente o no? Assolutamente sì, direi assolutamente di sì. E continuiamo. Allora, viaggiare, l'abbiamo detto ma lo ripetiamo volentieri, è uno dei piaceri della vita. E spesso viaggiando si incontrano nuove culture, nuovi paesi e si possono provare delle emozioni uniche che difficilmente sono spiegabili a chi non ha mai intrapreso un'esperienza del genere. Trasmettere le emozioni a parole già non è semplice,
ancora meno facile risulta esplicitarli in un libro, perché occorre farlo nella giusta maniera, tentando appunto di emozionare chi ci leggerà, il nostro pubblico, altrimenti si corre addirittura il rischio di sminuire la bellezza e le peculiarità dei luoghi visitati, perché la letteratura, lo sappiamo, lo diciamo sempre, è creare emozioni. Quindi tu hai trovato un escamotage molto interessante, molto carino, perché tu le tue emozioni le hai esplicitate soprattutto raccontando aneddoti ed esperienze peculiari che ti sono capitate nei tuoi viaggi. E quindi sono tante piccole avventure che tu hai avuto. Tra queste mi hanno molto colpito, perché tra l'altro sono piuttosto ricorrenti e non poteva che essere altrimenti, le avventure gastronomiche. Che sì, veramente, diciamo, a un certo punto mi sembrava di vedere Alberto Sordi che dice: ma hai provocato, no? Perché non ne poteva più di dei cibi americani in quel caso, ma insomma anche tu a un certo punto non ne puoi più e ti industri addirittura a cucinare per tutto un albergo, per tutto un cantiere, no? Come fanno gli italiani, che è un'ennesima riprova di come gli italiani poi alla fine se la sanno sbrogliare, anche quando gli danno gli spaghetti con la marmellata e altre amenità del genere. Allora, appunto, proprio pensando alla marmellata, ci vuoi raccontare qualcuno di questi aneddoti? A me, per esempio, mi ha colpito quel ristoratore che, avendo finito la marmellata per la colazione, non pensa ad attraversare la strada e andarla a comprare al supermercato di fronte. Glielo devi dire tu. Però poi il giorno dopo non lo rifà. Quindi, insomma, veramente, come dire, con i paraocchi. Un'altra cosa carina, poi ti lascio parlare, è per esempio quella storia del menù del giorno, no? Che ci sono in certi paesi all'estero in cui, siccome il giovedì si dà il dolce, si porta il dolce anche al cliente che non lo vuole e non lo ha ordinato, solo perché è giovedì. Ci vuoi raccontare un po' questa faccenda? Allora, il primo episodio forse è il più carino. Allora, io ho viaggiato molto nei paesi dell'est Europa, praticamente qualche mese dopo la caduta dei regimi comunisti. E quindi bisogna pensare a realtà di questo tipo. In un'azienda c'era un ministero che mandava le materie prime, un ministero che pagava gli operai e un ministero che ritirava il prodotto finito. In un albergo era la stessa cosa, un ministero che pagava i dipendenti, un ministero che provvedeva a quelle che erano le necessità dell'albergo, cibi, bevande, pulizia, eccetera. E quindi questo era improvvisamente, da un giorno all'altro, ma dico letteralmente da un giorno all'altro, sappiamo, i signori si sono trovati in un mondo di libero mercato, non sapendo neanche cos'era il libero mercato. Certo. Allora, mi sono trovato una volta in Russia, tanto per dirne una, a circa 4 ore di discussione a spiegare cos'era una fattura. Ecco, perché proprio che non mi capivano. Comunque, in questo albergo sostanzialmente era finita la marmellata, quindi alla prima colazione non ci davano più la marmellata. Qui eravamo nel centro della Romania, dalle parti di Dracula, tanto per intenderci, no? E allora io gli spiegavo, questo signore in perfetto lingua rumena mi diceva: come si face? Come si fa? E dico: guarda, attraversi la strada a comprare la marmellata e ce la metti a tavola la mattina. Lui ha attraversato la strada, è andato a comprare la marmellata e la mattina me la sono trovata sul tavolo della prima colazione. Non è che l'ho mangiata tutta, il giorno dopo non c'era più. Gli ho chiesto: come mai? E anche i signori dell'altro tavolo piacevano, l'ho data loro. Io gli stavo per dire: figlio mio, mandare a comprare 2 barattoli di marmellata invece che uno soltanto. Poi naturalmente la cosa finisce in ridere, perché non è che fai delle guerre per queste cose, però far capire come queste cose, che per noi sono ovvie, certe volte non sono ovvie. In quello stesso albergo mi è capitato di spiegare cos'era un aperitivo col vino e le patatine fritte. Sì, l'ho visto, l'ho letto, sì. Se non ce l'hai letto. Benissimo, eravamo in 5, il giorno dopo ci siamo trovati 1 chilo di patate fritte per uno e 1 bottiglia di vino per uno per come aperitivo, perché loro pensavano di fare una cosa bella. Certo.
Io ho vissuto le trasformazioni di queste, cioè sto parlando di 20 anni fa naturalmente, forse più di 20, 30. E guarda, questo è stato molto interessante leggere questa cosa. Poi io, vabbè, tu non lo puoi sapere, però Rosana, io ero... Rosana, tu sei? Vido, dov'era quella... Era in India quella cosa che hai cucinato? Guarda, quella che hai cucinato in India, dove ho fatto il cuoco in India, anche quella è molto carina. Sì. Sì, sì, infatti. Ma adesso ci arriviamo anche lì all'India. E comunque dicevo, è molto interessante quello che hai detto, anche perché questo libro appunto dà anche qualche spunto un po' storiografico, sia pure accennato molto brevemente, però tra le righe si capisce questa transizione, no? Epocale, soprattutto della caduta del muro di Berlino, che trasforma tutto. Io sono stata nell'Europa dell'Est, segnatamente in Germania, prima e dopo la caduta, soprattutto prima. Ci ho fatto tutti gli studi, perché mi davano le borse di studio e mi spedivano regolarmente nella DDR. Io chiedevo Francoforte, Monaco, Amburgo, niente. Mi davano Berlino Est, Lipsia, Dresda, no? Magari peggio, Greifswald sul Baltico, cioè posti veramente dimenticati. Da Dio. E quindi ho vissuto proprio questa loro rigidità, questo fatto che per fare una semplice operazione, diciamo, amministrativa ci volevano 5 ministeri, 13 addetti, insomma, era veramente un delirio. E noi ci lamentiamo della nostra burocrazia perché non sanno che cos'è la vera burocrazia, quella proprio che ti incarta irrimediabilmente. Per cui, insomma, ho visto attraverso queste pagine, mi ha rievocato un po' quei periodi là, compresi anche le piccole disavventure con la polizia di cui tu pure ci racconti. Per esempio, quando cambi il denaro, te lo contano sotto il naso i poliziotti e magicamente sparisce una parte della somma, no? Che la dice lunga, insomma, anche sulla corruzione, sulla fame, però anche sulla povertà. È quello che dicevo, il cambio di giudizio dice sulla corruzione, ma dice sulla fame di questa gente anche, quindi cambi un po' il tuo giudizio, ecco. Esatto, infatti è lì che volevo arrivare, esattamente questo. E allora veniamo però in un altro posto, torniamo in Francia, torniamo in Occidente. Leggo dal tuo testo: il giorno dopo, nel primo pomeriggio, prendo un piccolo Fokker a elica con destinazione Tolone. È ancora equipaggiato con i sedili a cinghie intrecciate come negli aerei della Seconda Guerra Mondiale o poco dopo. Il bel tempo, unitamente al volo a bassa quota, mi permette di godere di una meravigliosa vista sulla campagna francese, eccetera, eccetera. Questo passo, oltre ad avermi riportato al mio volo sul Fokker nel 1973 in Arizona per raggiungere Las Vegas, mi ha fatto venire in mente anche un'altra cosa. Tu citavi la guerra mondiale, i voli, insomma, un po' gli aerei un po' pionieristici ancora, no? E mi ha fatto venire in mente che in fondo la tua vita non è stata molto dissimile dalla vita di un pilota, sempre in viaggio, sempre lontano dalla famiglia. Allora ti faccio una domanda un po' personale, poi se vuoi rispondi, se no no. Ma come si concilia la famiglia con una vita lavorativa che ti porta così spesso lontano da casa? Quanto si soffre questa distanza, o piuttosto quanto poi il ritorno a casa invece addirittura migliora il menage, il rapporto, se lo migliora? Te lo dico io, ha una grande moglie, viva Piera! Allora viva Piera! Se volete la vado a chiamare. Ma perché no? No. Perché no? No, allora... Allora, io ti posso rispondere in questo modo. Io mi considero doppiamente fortunato. Perché? Perché la prima parte dei miei viaggi all'estero sono stati viaggi relativamente brevi, frequenti ma relativamente brevi. Una quindicina di giorni, poi tornavo a casa. Stavo 15 giorni a casa, altri 15 giorni in giro. Quindi io non ho fatto la vita del cantierista estero vero, cioè quello che parte l'anno zero, torna l'anno 5 e tra l'anno 0 e l'anno 5 va ogni 6 mesi, c'ha 15 giorni a casa, perché questa è la vita del cantierista estero. Io questa non l'ho fatta. Quindi da questo punto di vista sono stato un fortunato, perché ho potuto conciliare il lavoro, diciamo, godendomi la famiglia. Questa è la verità. Io ho messo del mio in questa fortuna, non te lo so dire, può darsi, però ritorniamo sempre alla fortuna, perché
sono sempre stati imposti, che mi hanno permesso di organizzarmi la vita lavorativa in questo modo. Bene. Dopodiché, okay, all'età di 60 anni mi hanno detto: c'hai un po' di qualche giovane ingegnere che devi far crescere, ti diamo un cantiere in Sudafrica. Aia. E quel cantiere è durato 4 anni. Ah, ah. Ecco, però non ho fatto la vita del cantiere, ci andavo frequentemente. In un anno di voli ho guadagnato la tessera senator della Lufthansa e quindi l'anno dopo ho viaggiato in business pagando l'economy, però non ho fatto la vita del cantierista che sta 6 mesi prima di tornare a casa. Bene, quindi, grazie. Sono stato fortunato. Bene, bene, e te è stata anche brava Piera, però abbiamo capito questo. Dunque, siamo in Francia, rimaniamo in Francia. E qui di nuovo leggo un pezzettino del tuo libro. Allora, siamo in Francia e quindi ti devi rivolgere a me in francese, specificando che conosci poco il francese e poi io deciderò se risponderti in inglese, anche se, essendo francese, ti risponderò nella mia lingua. Allora, non faccio una piega, assumo un'aria di superiorità e guardandolo dritto negli occhi gli dico in tedesco, verdammte Scheiße. Lui resta stupito, gli giro le spalle e lo lascio lì come un allocco. Non traduco il verdammte Scheiße, che è una brutta espressione tedesca. Allora, allora, il problema della lingua, no, qui si introduce, è spinoso quando si va all'estero, soprattutto per noi italiani, perché diciamocelo, ancora oggi forse siamo un po' il fanalino di coda quanto a conoscenze delle lingue straniere, dell'inglese, e non parliamo poi delle altre lingue. Però è rivelatore come alcuni popoli si fanno in quattro per farsi comunque capire, per farci capire, altri invece sono un po' ostili come il signore che abbiamo letto poco fa, che è, manco a dirlo, non un francese, attenzione, ma un parigino, perché in Francia esistono due popoli, i francesi, che sono una cosa, e i parigini, che è tutta un'altra storia, sono un'altra cosa. E tu hai incappato ovviamente un parigino. Come te la sei cavata tu con le lingue all'estero, e se questo fatto di come si approccia diciamo il tuo alter ego all'estero è rivelatore anche di altri modi di concepire l'accoglienza dello straniero che ti viene a trovare nel tuo paese? Allora, beh, i francesi meritano un discorsino un po' particolare, proprio perché ci sono i francesi e i parigini. Allora, se parliamo di Francia in generale, perlomeno dal mio punto di vista, i francesi sono quelli con cui io ho lavorato meglio. Hanno un approccio simile al nostro, hanno una mentalità simile alla nostra, ragionano come ragioniamo noi, quindi il colloquio è facile da questo punto di vista. È relativamente facile con i tedeschi, basta che rispetti gli orari, naturalmente, perché questo è fondamentale per loro. Qualcosa avrei da ridire sugli inglesi, quantomeno sul mondo anglosassone. Però al francese parigino, ancora oggi, io sono 15 anni che non vado in Francia più, credo che la puzza al naso sia rimasta, come si suol dire. Beh, sì. Cosa che forse sta scomparendo dagli inglesi, secondo me, cosa che i tedeschi non hanno mai avuto, che per contro hanno anche tanti altri difetti, che è la poca flessibilità. Ecco, sui francesi, nel mio libro io lo racconto, avendo a che fare con i parigini, questo lo possiamo dire, io mi sono trovato in un'equipe italo-francese, io purtroppo non parlo il francese, allora gli ho detto, il rapporto ve lo faccio in francese quando torno in Italia, tra di noi parliamo in inglese. Uno mi ha detto di no. Ho detto, sì, questa è un'equipe francese, comandiamo noi, tu devi parlare in francese. A quel doganiere gli ho risposto verdammte Scheiße, che vuol dire merda maledetta, adesso lo diciamo, in tedesco. Sì. Perché le parolacce si conoscono di tutte le lingue. A quel francese, niente, siccome un pochino però l'orecchio, quando lui mi rivolgeva la parola, gli rispondevo in italiano. Ecco, va bene. Allora, adesso andiamo avanti. Ogni tanto qualche cosa, essere flessibili sì, ma
c'è un pochino di dignità anche a questo mondo. È un limite a tutto. E i Macron sono insopportabili. Questa è la verità. Diciamo, l'abbiamo detto. Allora, usciamo dalla Francia e diciamo che tu in questo libro ci porti in tanti luoghi. Alcuni sono veramente magici. Ci parli, per esempio, del Museo Archeologico di Salonicco. E subito l'accenno, purtroppo fugace, qui c'è l'appuntino che ti devo fare, alla tomba di Filippo il Macedone. Poi ci parli degli scorci naturalistici, per esempio, meravigliosi del Sudafrica o del Canada o degli Stati Uniti stessi, e ci fanno sognare e desiderare di viaggiare di più. Ora ti dico, mi prometti che farai una seconda edizione del tuo libro ampliando queste parti? Guarda che non è un appunto al libro, anzi, il tuo libro stuzzica molto in questo senso, la scrittura fluida e immediata ci fa però rammaricare che questi punti siano proprio appena sorvolati, mentre noi vorremmo vederli questi luoghi, vedere questa tomba di Filippo il Macedone, vedere queste immense, diciamo, nature del Sudafrica. Ho capito quello che vuoi dire. Allora, Paolo, che è qui che sta ascoltando, sa che io uso una frase molto per definirmi, cioè mi definisco agli ultimi baglioni. Non ho capito, scusa. Mi definisco una persona agli ultimi bagliori di un crepuscolo. Mamma mia. E poi parliamo, perché la frase ha un certo senso. Allora, questa frase va intesa nel senso che certe cose effettivamente non me le ricordo, o quantomeno non ho più tanta voglia di ricordarmele, però ci potrei provare, non prometto niente. Ultimi bagliori di un crepuscolo, però, va inteso perché sono le parole dell'inno degli Stati Uniti. Ah, ecco. Che dicono che quando rivedrò con orgoglio il giorno dopo quello che ho lasciato la sera prima agli ultimi bagliori di un crepuscolo. Va bene, allora diciamo che per ora ci accontentiamo del ci posso pensare, va? E andiamo ancora avanti. Invece questa volta ci porti in paesi un po' pericolosi. Ci sono dei luoghi più pericolosi di altri, ovviamente, no? Per questioni politiche, per situazioni religiose, per tante ragioni. Tra questi c'è la Nigeria. Tu sei a Lagos, poi a un certo punto ti sposti al confine con il Camerun e lì chi ti incontri? Ti incontri quasi un camallo genovese, no? Quasi un camallo genovese. Ma io dico, come si fa ad andare quasi in Camerun e trovare uno che ha lavorato al porto di Genova e si ricorda con nostalgia della focaccia e te la chiede? Sì. Che hai provato in quel momento? Il mondo è piccolo o no? In quel momento no, il mondo è piccolo sicuro. Qualcuno che capisce il mio cibo. Che non sembra, ma quando sei all'estero si mangia male, anche subito al di là delle Alpi. E noi italiani, quando dico che l'America è qua, vuol dire anche questo. E quindi Genova, poi in questo caso, è una città dove io ho vissuto gli anni migliori, il liceo e l'università. Quindi incontrare uno che è stato a Genova vuol dire parlare delle cose che fanno piacere, quindi doppiamente italiano. Dico italiano, uno che è stato in Italia e quindi conosce da dove vengo io. Per giunta conosce Genova, che è una città che per me vuol dire molto, e quindi c'è una certa soddisfazione. Quindi generalmente queste persone sono abbastanza amichevoli, perlomeno nella mia esperienza, e non sempre trovi le persone amichevoli in giro per il mondo, trovi le carognette spesso. Ne racconto una di un certo australiano, non so. Sì, il canguro, poi ci arriviamo anche al canguro. Il canguro, ecco. Dunque, infatti non ci sono sempre persone molto, diciamo, positive. Sì. E questi, tra i vari paesi pericolosi, diciamo così, tra virgolette, c'è naturalmente l'Est Europa, no? Del premuro. Lì, perché ci sono delle regole molto rigide, lì, a parte che mi hai ricordato anche lì, scusa, mi introduco perché questo libro mi ha rivivificato molta memoria mia, perché io anche ho viaggiato non quanto te, però abbastanza, e mi ricordo infatti che
appena superato il muro per andare a Greifswald sul Baltico, vengo arrestata e mi ritrovo a Berlino Alexanderplatz, che mi pare di stare dentro il libro di Alfred Döblin, infatti, no? Che è appunto Berlino Alexanderplatz. Scusami, ho dei difetti di recensione, se ripeti l'ultimo pezzo della frase. Dicevo, quando parli dei paesi pericolosi, c'è anche, diciamo, tutta l'Est Europa dell'epoca pre-muro, no? Dove c'era una situazione molto rigida, si incorreva facilmente in problemi con la polizia, anche per cose banalissime. È successo a me, dicevo, perché mi ricordo che appena attraversato il muro fui arrestata, finì a Berlino Alexanderplatz, che è la galera di Berlino, resa famosa dal libro di Döblin, perché appunto c'era questa situazione in cui anche un disguido di passaporto ti portava in galera facilmente. Però nonostante questo, io per esempio conservo una certa nostalgia di quel periodo, vuoi perché ero molto giovane e studentessa. Ti chiedo, a te ti ha mai colto la nostalgia dell'assetto del mondo prima della caduta del muro, quando un'anatra costava come un pollo, il caviale per noi costava come un pollo, allora, insomma, con la valuta occidentale non si aprivano magicamente porte incredibili. Ho vissuto una parte di questo periodo io, l'ultima, dove però eravamo ancora al di là del muro. Io ho pagato un chilo di caviale $5. Un chilo, eh? Sì, infatti mi riferivo a quella pagina lì. Un chilo di caviale. Però ho contemporaneamente visto la gente che vendeva al mercato mezza cipolla. E c'era chi faceva fatica a comprare la mezza cipolla. Quindi ho detto, nostalgia per me forse perché, avendo la tasca piena di valute occidentali, e all'epoca in Russia non si viaggiava neanche con le lire, con i dollaroni, perché i dollaroni aprivano tutte le porte. Forse no, forse la nostalgia di quel mondo no, perché il mondo deve andare avanti, è giusto che la gente sia meglio. Io ho conosciuto due aspetti dell'India, la prima volta che sono andato negli anni 90 e la seconda volta alla fine degli anni 10. 20 anni possono sembrare poco, e ho visto un'India che indubbiamente era ancora povera, ma che si stava risollevando da certe situazioni. Insomma, io in India ho visto due poveracci che si pigliavano a pugni perché il taglio di cartone su cui si sedevano per chiedere la carità era mio, no, era mio, no, era mio, e si pigliavano a pugni per quello. È dura. Bene, grazie per la risposta. E quindi questo vuol dire che le cose bruttarielle non le ho scritte nel libro. Sì, 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 l'abbiamo capito, perché poi lo spieghi, poi lo diciamo alla fine, insomma, il taglio del libro qual è. Dunque, a proposito di paesi, diciamo, tra virgolette, particolari, a un certo punto ci ritroviamo con te in Iran. Ci troviamo in Iran. E ci troviamo in Iran il giorno dell'anniversario della morte di Khomeini. E ti dicono a voi occidentali nell'albergo, domani non uscite perché è l'anniversario della morte di Khomeini. Non usciamo, ma al ristorante dell'albergo, pur essendo vuoto, rifiutano di darci un tavolo perché siamo occidentali. Pranzo saltato. La sera possiamo uscire e andiamo in un elegante ristorante al centro di Teheran. Locale diviso in due aree, famiglie e donne sole da un lato, uomini dall'altro. Al centro della sala un enorme self-service per le insalate. Mi alzo per prepararmi la porzione e sento il rumore di una posata che cade a terra. La raccolgo e vicino a me vedo una signora velata alla quale era evidentemente caduta la forchetta dal piatto. Gliela porgo con un garbato «Please, madame». Per 30 interminabili secondi la scena è io, immobile con la forchetta in mano, rivolto verso la signora. La signora che guarda alternativamente me e il marito seduto al tavolo. Dopo i 30 lunghissimi secondi, il marito fa un cenno positivo con la testa, la signora prende la forchetta e il marito si alza per ringraziarmi. Ci vuoi commentare questo pezzetto che la dice lunga su una certa condizione femminile? Allora, direi che si commenta da solo. Allora, io sono testimone. La mia famiglia, i miei amici, i miei conoscenti, chi mi ha conosciuto nel mondo del lavoro, eccetera. Non sono mai stato razzista in vita mia.
mai. Non so se il termine del razzismo è giusto. Vogliamo dire fobia per l'Islam, non l'ho mai avuta questa. In Iran ho cominciato ad avere qualche sintomo, proprio per episodi di questo tipo. Gli episodi, non c'è stato soltanto questo tipo. C'è stata la moglie dell'iraniano con cui io lavoravo quei giorni che ero lì, con cui allungavo la mano, e lei mi diceva scusa, non posso darti la mano. La ragazza che un giorno che ci siamo, che avevamo dei problemi con il biglietto, la studentessa che ci ha aiutato alla biglietteria dell'aeroporto, della compagnia aerea per cambiare il biglietto, mi fa, ho capito che siete in difficoltà, vi faccio da interprete, anche se so che passerò i miei guai. Sì, lo dici. Quindi queste sono cose che ho visto, io ho fatto due viaggi in Iran, li ho visti tutte e due, poi naturalmente stai zitto, taci e ti comporti di conseguenza, perché primo perché non puoi offendere il posto dove tu sei ospite, comunque tu sia, anche se è un posto dove c'è il peggio delle dittature, la teocrazia, quindi è una cosa. E poi quello che non giustifico in posti di quel genere è l'ipocrisia, io lo dico nel mio libro. Sì, sì, infatti. Io mi sono bevuto il mio whisky tranquillo e ho ascoltato CD di musica americana. Quindi... Ma lo facevano anche loro a casa loro nel privato, cioè c'era un'enorme differenza tra la vita pubblica e la vita privata, dove le donne non erano velate. Mi ricordo, se ho raccontato nel libro, l'episodio dello quello che chiamo lo spogliarello dell'aereo. Sì, che infatti appena arrivano a sorvolare la Germania... C'era questa cosa vera. Ho lo spogliarello, sono comparse le minigonne, tutta una roba di quelle. Sì, e il mullah si è tolto la palandrana e si è messo in giacca e cravatta. Pure il mullah, ecco. Lui. Va bene, facciamo un balzo geografico, e ci ritroviamo in quel di Singapore. Un'altra meta che abbiamo avuto in comune, perché molti posti che tu hai toccato li ho toccati pure io, uno di questi è stato Singapore, io però da turista ovviamente non andavo lì a lavorare. Devo dire che mi sono ricordata, leggendo il tuo libro, quanto mi avesse colpito all'arrivo già all'aeroporto splendido, sfolgorante di Singapore, la pulizia, che era veramente quasi, ti faceva, avevi paura, timore a calpestare quei pavimenti, a toccare, vero, vero, perché era vero. Veramente una cosa incredibile, no? E poi naturalmente la città. Però scusa Vito, questo te lo devo proprio dire, ma come fai a dire che a Singapore c'è un clima splendido? Io sono morta di caldo, di umidità, c'era 40 gradi, 200% di umidità, ogni angolo ti dovevi buttare giù. Vai in Arabia Saudita. No, lì non ci sono stata, ma Singapore è un bel clima. No. Vai a un posto che è molto di moda, perlomeno fino a qualche anno fa era molto di moda, che è Dubai. A Dubai, lo scrivo lì, c'è forse il campo da golf più bello del mondo, dove si gioca soltanto di sera, perché di giorno non ci si può stare. È impossibile. Però io ti volevo dire un'altra cosa, cioè sì, questa era una battuta, diciamo, mentre mi ricordo che anche a Singapore io avevo poco più di 20 anni, molto ingenuamente, stufa di mangiare per 10 giorni aragoste, dico tutto, no? Stufa di mangiare, ordino una bistecca e quando mi portano il conto mi viene un infarto. Allora volevo sapere se ti è mai, cioè perché costava 10 volte l'aragosta, ovviamente che lì è come da noi qui il pesce azzurro. Sì. Allora ti chiedo, ti è mai capitato di ordinare qualcosa che pensavi economico e ritrovarti un conto da infarto? Allora, direi quasi mai, perlomeno che io così a memoria, così durante questo che io mi ricordi, mai. Mi sono capitate delle cose un pochino strane. Beh, non lo dico, in Spagna la fetta di torta, avevamo diritto a una fetta di torta per uno, eravamo in quattro, ci hanno portato una fetta di torta tagliata in quattro. Quindi forse non ci hanno fregato sul conto, ma ci hanno fregato forse su quello dove ci hanno fregato. Direi allora, se vogliamo parlare del termine di fregatura, usiamo questo termine colloquiale, beh, in Russia mi è capitato che, essendo chiuso l'aeroporto, all'epoca c'era la famosissimo Inturist che organizzava tutte,
non vi lascio dire cos'era l'albergo dell'Inturist. Io pagavo una certa cifra perché ero occidentale, la mia interprete ne pagava un'altra, e il giorno dopo quello che era addetto alla cassa dell'albergo diceva: ma siccome un interprete che lavora per un occidentale deve pagare tariffa occidentale anche lei. Ah, ecco. Questo mi è successo. Però era una cosa un po', non è proprio il conto del cibo, ecco, è una cosa in cui puoi discutere ancora. Anche se capisco che a Singapore forse ordinare una bistecca può essere più caro di un'aragosta, Sì, lo è, ti assicuro. Lo è. dato il tipo di alimentazione, il tipo di cibi che c'è da quelle parti. Ecco, è come in Sudafrica si mangia forse la carne migliore del mondo. Se ordini la bistecca, non dico che costa poco, ma costa relativamente poco. Se ordini dell'altro, costa relativamente caro. Per assurdo, Sì. la bottiglietta di acqua minerale costa il triplo della bottiglia di birra. Pensa un po'. E va bene. E allora facciamo un altro salto, diciamo, geografico. Ci ritroviamo in Messico e Giamaica. Tu hai detto all'inizio che la Giamaica è il posto più brutto che hai visto. Io ci sono andata in viaggio di nozze e mi è parso uno dei posti più belli In che ho effetti, visto. fatta da turista, è un paradiso la Però Giamaica. non ero a Kingston, però, ero nella costa opposta. Allora, lì però mi ricordo una cosa. Tu hai raccontato l'esperienza magica messicana del pollo e le tacos, avendo trovato questo banchetto, questo chioschetto minuscolo che forniva questi panini meravigliosi. A me è successa una cosa analoga in Giamaica, dove disperati verso le 3 del pomeriggio, con il sole a picco, una spiaggia bianca infinita, meravigliosa, ma con il nulla intorno, a un certo punto spunta un micro chioschetto che vende un pollo piccante che ovviamente a noi ci è parso, non so, il paradiso, non so che dirti, no? Una cosa meravigliosa. Quindi ci ha letteralmente salvati. Tu anche hai avuto queste esperienze che in extremis hai trovato la soluzione gastronomica. Allora, quante volte viaggiando ti è capitato di trovarti appunto in situazioni disperate e poi trovare le soluzioni inattese? È vero che Dio premia i coraggiosi anche in viaggio? Se non, o è vero, come dice Sant'Agostino, che si sfoglia la pagina giusta Dipende, del io qui mondo? direi dipende, perché un pochino ci vuole di fortuna, la fortuna un pochino viaggiando ci vuole sempre, secondo me. Allora, a me la cosa più disperata, a me è successa in Russia, a Mosca. L'aeroporto chiuso per neve, brutto tempo, eccetera, eccetera, ospiti sempre dell'Inturist. Siccome era passata mezzanotte, l'albergo ha ritenuto di darci come cena, e eravamo disposti a pagare, un würstel fornito in mano e una bottiglia di birra. E siccome c'era il brutto tempo, eccetera, non funzionava niente. E anche la mattina dopo la colazione era sempre il würstel con una bottiglia di birra. Dopodiché, a un certo punto, ti arrangi se viaggi per lavoro, però, con le solite tasche piene di dollaroni, e i problemi li risolvi. Bene, rimaniamo in Giamaica perché è in Giamaica che abbiamo il nostro canguro, Ah, il giusto? canguro. Allora, lì tu fai un cenno molto interessante, che è anche questo storiografico. Parli della malcelata superiorità anglosassone e specifichi da colonia però e non da casa madre come appunto precisi, concludendo con una domanda ironica, perché alla fine di un faticosissimo andi rivieni di messaggi e di spiegazioni per una cosa semplicissima da fare, ti chiedi come Come hanno hanno fatto fatto ad ad amministrare? amministrare un impero. Sì, è vero, Ci vuoi è vero. commentare? Allora, lo voglio commentare. Allora, diciamo, io dell'impero britannico, dal punto di vista storico, ho un giudizio abbastanza positivo. Nel senso, pur con tutti i limiti, i difetti, eccetera, le uniche molte zone del mondo
che erano amministrate dall'impero britannico sono delle democrazie, seppur imperfette, ma sono delle democrazie, cosa che non si può dire dell'ex impero francese, di altri degli imperi spagnoli, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che gli inglesi un segno nel mondo lo hanno lasciato, secondo me. Però l'hanno lasciato a volte male, perché in realtà io ho fatto fatica a far capire a un ingegnere di livello come il mio, che stava in Inghilterra, a quanto fa che 2 per 6 fa 12, ma 12 è anche uguale a 3 per 4, cosa che da noi sa o dovrebbe sapere un bambino delle elementari. E allora uno mi chiede perché, e il perché forse l'ho un po' capito. Perché l'impero britannico è stato amministrato con comodità. Gli inglesi, adesso grosso modo, pensiamo all'India, all'epoca dell'impero britannico, gli inglesi erano 60 milioni circa, gli indiani erano più o meno 300-400 milioni, e l'hanno amministrato con 20.000 uomini sul territorio. E questa è la verità storica. Allora, e qui faccio l'esempio di qual è il difetto britannico. Io me lo sono trovato in Sudafrica, che era un altro posto britannico. Allora, avete mai visto i lavori pubblici in Italia quando un comune manda a riparare una strada? Sono sempre in tre. Uno che scava, uno che guida la macchina e uno che guarda che non fa niente. Allora, l'organizzazione britannica del lavoro era questa. C'era la squadra, poi c'era il caposquadra e poi c'era il supervisore del caposquadra. Allora, il supervisore era l'inglese, poi c'era il caposquadra che era quello che lavorava e poi c'era la squadra. Questa gerarchizzazione, quindi di sicuro un uomo in più. Poi, avendo un impero, se la nostra squadra lavorativa era da 10, da loro era da 20, perché tanto gli uomini li avevano, e questa è trasformata pari pari nell'organizzazione del lavoro dell'ex impero britannico. È così. Bene, grazie. Allora, un limite. Dimmi, volevi dire no, qualcosa? Dico, è un limite questo qui. È un limite, certo. È un limite. Passerà del tempo prima che lo superano. Allora, torniamo in Europa. Torniamo in Romania. Qui ti devo contraddire. Tu mi demolisci Pizza Hut, che per me è un mito. Demolisco, scusa? Pizza Hut. Pizza Hut, la catena Pizza Hut. Che, vabbè, adesso tu in Romania, non so, io l'ho adorata in America, non tanto per la pizza, che effettivamente è fritta, insomma, non è proprio la pizza nel senso napoletano del termine, però c'hanno quelle alette di pollo piccante, meravigliose, che sono le alette di pollo, che sono una iattura per lo stomaco, non le pizze, sono una iattura per lo stomaco, ma sono una delizia per il palato, quindi, insomma, Pizza Hut non me la toccare. Però Romania, tu, a parte questo lo scherzo, diciamo, incontri dei bravi meccanici. Allora, io conosco un muratore rumeno che si vanta di dire che loro rumeni sono capaci di fare qualunque riparazione con un semplice fil di ferro. È vero? Perché a allora, te è capitato, no? Il meccanico ferro, rumeno che ha risolto allora, un problemone. Con un semplice fil di ferro forse no, con pochi strumenti forse sì. Allora, la mia esperienza è stata quella, io ho visto a livello industriale degli impianti, far funzionare degli impianti che era da mettersi le mani nei capelli, ma lasciamo perdere che un discorso sarebbe troppo tecnico. L'episodio che racconto, la macchina aveva un aveva altre 8 macchine guaste nel suo parco, e da 8 macchine ha ricavato il pezzo, che, cosa che forse non so neanche oggi, un meccanico nostro forse negli anni 50 queste cose le faceva. Oggi non le fa neanche più. Oggi ordina la scheda e la piazza. Oggi esatto, ordina la scheda, oppure cambia tutto il pezzo e te lo mette nuovo, perché oggi i lavori sono fatti così. Quindi da questo punto di vista è vero, confermo. Bene. Allora, adesso invece ci portiamo in Canada. Allora, intanto parentesi, come sopravvive un italiano dal palato fine come il tuo con McDonald's e le trippe? Vabbè, questo poi Diciamo per gli ascoltatori.
le trippe è una delle tre cose che non mangio. Una volta sono stato costretto per diplomazia a mangiarle, e va bene, ogni tanto c'è qualche sofferenza. E va bene, non sempre tutto va come vogliamo noi. Però il Canada mi è piaciuto per questo pezzetto che tu scrivi. A un certo momento si ferma, stiamo parlando di un autista che vi sta portando da qualche parte, sì. Si ferma nei pressi di un parco, per certi aspetti un ambiente fantastico, ove tutto è bianco e gelato e la luce dei lampioni trasfigurata dalla neve che cade abbondante. Ci porta vicino a una piccola capanna, o meglio una edicola, ove spicca con una forte illuminazione un ferro di cavallo inserito dentro una robusta protezione di plexiglass. E tutto orgoglioso ci comunica: signori, questo è il primo ferro di cavallo manufatto in Canada. Qui secondo me c'è, io ci ho letto, un messaggio forse persino involontario tuo, un messaggio che dice: vedete come all'estero curano e mostrano orgogliosi quello che hanno, fosse pure un ferro di cavallo, mentre noi, tante volte che abbiamo delle meraviglie archeologiche, artistiche, eccetera, le lasciamo giacere nell'incuria nei magazzini dei musei. Ti è mai venuto questo pensiero, questo confronto girando il mondo? Cioè, io trovo che all'estero c'hanno magari un manufattino, una pietra dove c'è passato Lincoln e ci fanno un museo intorno, no? Esatto, noi non ce ne rendiamo conto perché abbiamo la maggior parte del patrimonio artistico storico dell'umanità. Per noi è ovvio, per loro non è ovvio, e quindi hanno quello da mostrare, quindi, perché fanno bene a mostrarlo e esserne orgogliosi. Da parte nostra, a noi dobbiamo considerarci fortunati, ma la fortuna andrebbe, diciamo, meritata ogni tanto, ecco, quindi andrebbe curato forse un po' di più. Beh, ed è un messaggio che tu metti dentro il libro, molto interessante, ti ringraziamo per questo. Mi avvio alla conclusione con due passaggi. Uno è Atlanta, in America siamo, uno è Atlanta. Tu sorvoli a bassa quota Atlanta, ne ammiri diciamo la configurazione geografica, come non pensare a Via Col Vento, e infatti tu citi Via Col Vento, ma parli di Atlanta per un altro aspetto, pure questo antropologico, come dicevo all'inizio, c'è tanto di antropologia in questo libro, molto interessante, che è Jane Fonda. Allora, Atlanta, nello stesso tempo, in due posti diversi di Atlanta, ci sono due manifestazioni, una pro e una contro la Jane Fonda, che in quel momento fa una sua battaglia contro il nucleare. Adesso io chiedo, a parte il fatto che tu noti la differenza con gli anni di piombo contemporanei in Italia del brigatismo, no? Però a parte questo, io chiedo all'ingegnere adesso, anche se tu ti occupi magari di un altro tipo di ingegneria, ma sempre ingegnere sei, quindi ci puoi illuminare. Questa battaglia del nucleare ci riporta al problema dell'energia, l'energia di cui abbiamo bisogno e che costa sempre di più anche a causa delle guerre, no? Lo sappiamo, l'Ucraina, il Medio Oriente, la Palestina, tutto aumentato. E poi ci sono le risorse che diminuiscono e bisogna trovare le famose energie alternative. Tu come la vedi il nostro futuro energetico? Allora, da un punto di vista, allora, distinguiamo. Volere quello che si chiama l'ambiente verde, uso questa dizione tanto per semplificare, per intendere, quello lo vogliamo tutti. È come andare alla guerra. I generali non vogliono andare alla guerra, ci vanno perché li sono comandati ad andare alla guerra, è una cosa diversa. Ecco. E noi dobbiamo chiarirci una cosa, però. Attualmente, e forse ancora per i prossimi, un certo numero lungo di prossimi anni, l'energia costerà cara, costerà sempre cara. Quindi o noi accettiamo un certo livello di abbassamento del nostro stile di vita e consumiamo di meno, il che vuol dire, parliamoci chiaro, niente condizionatori d'estate, niente condizionatori sulla macchina, tanto per fare degli esempi banali. E questo è un discorso da ingegnere. Oppure, e qui un ingegnere un po' più ad ampio spettro, usiamo così, decidiamo di affrontare seriamente il problema. Ora, mi spiace dirlo, l'eolico, bello, non è, o il fotovoltaico, bello, l'eolico bello ci avrei da ridire.
forse il 10% del fabbisogno nazionale nostro, nazionale di un paese può coprire. Quindi non vogliamo il petrolio? Va bene. Non vogliamo il carbone? Va bene. A parte il fatto che la Cina e l'India, che sono i paesi più popolosi del mondo, consumano petrolio e carbone. Non vogliamo consumare il gas? Va bene. Cosa ci resta? Una voce sola, non la dico. Allora, andrebbe affrontato un discorso, si comincia a farlo un po' adesso, il termine è improprio, il famoso nucleare pulito, che non è pulito. No, però non è un nucleare, diciamo, così spaventoso come poteva essere all'epoca in cui Jane Fonda brontolava. Mm-hmm. Quello che intendo dire è un problema di questo genere non può essere affrontato con l'ideologia, va affrontato col senso pratico. È come l'automobile. Sì, forse l'automobile elettrica sarà il nostro futuro, non è il nostro futuro. Però nel 2035 non ci arriviamo all'automobile elettrica. Ecco, questo qui è chiaro. Quindi stiamo attenti a non distruggere un'industria automobilistica che dà lavoro in Europa a più di 200.000 persone, se non ricordo male i numeri. Ecco, 200.000 persone vogliono dire 200.000 famiglie. Certamente. Bene, chiarissimo. E così, dunque, Paolo ci ha aperto con New York, New York, e noi chiudiamo con l'America. E tu hai anticipato un po' la domanda finale, che era questa: tu, girando negli States, ci racconti delle pericolose passeggiate per le strade di Houston, cosa che mi ha molto stupito, perché Houston è, diciamo, centro della NASA, centro dell'ospedale di 35-40 anni fa, quindi... però insomma non immaginavo che fosse così pericoloso camminare per Houston. Poi ci parli di New York e della brutta esperienza all'Hilton di New York, no? Cosa incredibile, però è successo pure che ti hanno dato una stanza non rigovernata. Sì. All'Hilton, parliamo dell'Hilton New York. Sì. Però poi ci parli anche delle bellezze, soprattutto ci parli di queste strade infinite, un po' la on the road, che mi ha tanto ricordato Kerouac, naturalmente. Sì. E una di queste strade ti ha portato un improbabile ragù alla fiorentina. Sì. Io ti devo dire che ho invece incappato un meraviglioso ragù alla bolognese nei Grand Canyon. Detto questo, mi spiace per il tuo ragù alla fiorentina, che non era esattamente mangiabile, però tutto questo ci porta a dire quello che hai già in fondo risposto all'inizio. Ma l'America è lì o piuttosto qui? Tu che hai viaggiato tanto, gente parte per andare a trovare Bengodi lì, poi scopre che la sanità è privata, che non c'è la pensione, che il diritto al lavoro... Basta che ci accordiamo su cosa vuol dire America. Allora, forse non mi ricordo se l'ho raccontato in un libro. Vabbè, possiamo mettere anche il cibo, le nostre abitudini alimentari. Noi siamo figli del Mediterraneo, credo che da noi si mangia meglio, ma non lo dico con un senso di superiorità. Si mangia meglio, è un dato di fatto. Mi ricordo una domenica passata nel Texas, nella casa di un grande direttore di una grande azienda. Tutto bello, piacevolissimo, il barbecue, il fuoco. E lui mi diceva: vedi, tu sei un fortunato. Lui lo diceva a me. Guarda, lì in linea d'aria era 10 km per il Texas, come nei western di John Ford. C'è la macchina al posto del cavallo, ma lì c'è il mio vicino, il quale il sabato e la domenica non ha niente a che fare, sta in casa a drogarsi, passa il weekend così. Io sono fortunato perché ho ancora la famiglia con i figli piccoli, ma il fortunato sei tu, perché se tu vuoi andare a sciare, pigli la macchina e in 2 ore di macchina sei sulle Alpi a sciare. Io devo farmi 2 ore di macchina per andare all'aereo, per andare all'aeroporto, mi devo fare 1 ora e mezza di volo. Poi devo fermarmi 2 giorni, non un giorno solo, come forse puoi fare tu. Quindi ho il doppio, il triplo delle spese, e poi torno
a casa. Questo lo dico per dire la comodità della vita. La comodità della vita in un paese piccolo come il nostro, e a questo vale anche per anche altri paesi piccoli in giro per il mondo, è incomparabile. In America si vive bene per altre cose. Bene. Poi c'è anche chi si troverebbe male. Tu sei quello che vuoi essere, perché non ti danno niente. A un certo punto, a 18 anni, forse anche prima, i genitori ti mettono sulla strada e ti dicono sulla strada. Ti cacciano fuori di casa e ti dicono fatti la tua vita, il mondo è lì davanti a te. Hanno un mondo davanti. Noi siamo un po' ancora un po' da questo punto di vista, ci stiamo americanizzando adesso, ma ancora 20 anni fa non era così. Questo fa sì che l'America è qui per tutto lo serio, aggiungiamo il clima. Noi abbiamo un clima, ragazzi, che ci vogliamo. Diciamo che patiamo nel nord due mesi di inverno pesante. Va bene. Ogni tanto ci capita qui nel nord che esonda il Seveso e Milano allagata. In Inghilterra devono, in America anche in altre parti del mondo, le alluvioni, gli uragani, eccetera. Le vogliamo mettere sul piatto della bilancia queste cose? Poi ognuno ha la sua risposta, ecco, dubbiamente. Questo cosa vuol dire però? Io devo accettare, se accetto di stare qui, certe cose. Voglio far carriera, voglio guadagnare, eccetera, eccetera. Parliamoci chiaro, la ricerca scientifica in Italia purtroppo è quello che è. Se faccio un ricercatore e voglio fare carriera come ricercatore, dovrò andarmene all'estero. Queste sono altre considerazioni, però. Certo. Bene, molto chiaro. Io a questo punto... Dimmi, scusa. Ho avuto la fortuna di andare quasi... Ho deciso che valeva la pena di stare in Italia. Ecco, e questa era la conclusione dove volevamo arrivare. Senti, io ti ringrazio tanto, è stato molto piacevole conversare con te, però passo adesso la parola a Paolo, Umberto e Maria Teresa, se vogliono loro fare qualche commento, domanda. Con buona pace dello sforamento, Paolo, perdona. Ma no, niente, stasera ho un po' di problemini, quindi niente, io Vito, il libro l'avevo letto, lo so, quello che fa Vito è il mio presidente, quindi lo so. E quindi diciamo che le esperienze che ogni tanto racconta quando stiamo insieme sono veramente, come posso dire, sono così succose, così succolente, che veramente è un piacere ascoltarle. Lo invidio tanto perché ha viaggiato tanto, mi sarebbe piaciuto anche a me, anche se per lavoro ho viaggiato tanto anche io, ma stavo sempre chiuso dentro l'albergo e i teatri, quindi vedevo molto poco. E quindi niente, non ho domande. Perché perso la chiave, perché... Avevo perso la chiave, sì, ma avevano chiuso fuori, capito? E allora non potevo uscire, andavo in teatro. Allora ho detto, vabbè, mi viene a aprire Umberto, ma non sei venuto. Vai Umberto, il video è tutto tuo. Sì, no. Ho ascoltato con attenzione, anche perché per quanto riguarda, diciamo, il mio percorso professionale, diciamo, le poche passeggiate che ho fatto, le ho fatte solo come turista, quindi ho vissuto, diciamo, solo una parte di quella, diciamo, che ha vissuto Vito. E mi sembra che in qualche modo Vito abbia viaggiato due volte, no? Perché c'è il famoso detto in base al quale la scrittura, scrivere un libro è ovviamente, diciamo, fare un viaggio, fare un percorso senza la seccatura delle valigie. E quindi invece Vito non solo ha scritto, ma ha anche viaggiato, quindi ha viaggiato due volte. Diciamo, nei percorsi che, insomma, sono stati fatti in questa grande dose di consapevolezza che magari nel corso dei viaggi Vito ha assunto, c'è questa conclusione importante che poi allora non mi fa poi sentire penalizzato di altri per non aver viaggiato molto, perché tutto sommato si sta bene in Italia, quindi insomma è come se quando si legge un libro, come giustamente hai esordito Vito all'inizio, cioè parliamo delle conclusioni e poi parliamo di tutto il resto, insomma, no? Ma al di là delle battute, volevo così, era solo una curiosità da potenziale lettore un po' asfittico, poco generoso e anche provocatore.
se ti fosse consentito di poter portare due ricordi nel tuo Invicta per i prossimi 100 anni, che cosa ti porteresti dietro? I luoghi da un punto di vista sicuramente privilegiato. Allora, a questo punto mi chiedo, questa consapevolezza, secondo te, Vito, ma ovviamente a titolo, diciamo, assolutamente personale, come riflessione al bar, avrebbe potuto maturarla un viaggio, una persona che ha fatto magari gli stessi due viaggi, ma come cameriere? Allora, la risposta è abbastanza semplice. Indubbiamente no. Io lo credo, se non ricordo male, lo dico nella mia prefazione. Io mi considero un fortunato nella vita lavorativa perché ho potuto fare delle esperienze ad alto livello. Se devo ringraziare la mia capacità, la mia bravura o il Padre Eterno, ci metto dentro tutte e due e forse sono nel giusto. Quindi forse un cameriere no, però tra me e il cameriere, diciamo per usare questa dicotomia, una cosa tutte e due potremmo portarcela in giro tra nei nostri ricordi. Allora, io nel mio mestiere vi posso garantire che quando si viaggia all'estero per lavoro la giornata lavorativa non è di 8 ore, di 10, 12, qualche volta anche di più, naturalmente. Sono sempre riuscito, per volontà mia, a ritagliarmi dei piccoli angoli per fare il turista. Mi spiego. Quando ero a Singapore sono andato a vedermi il museo di Singapore. Quando ero a Parigi l'ho visto in 2 ore, ma ho voluto andare al Louvre, eccetera, eccetera. E quindi, quando ero in Sudafrica, mi sono organizzato una battuta di caccia fotografica per andare a fotografare gli animali, non per cacciare. Dove voglio arrivare? Se riesci a ritagliarti, ma questo dipende dalla tua volontà, secondo me, una parte del tuo tempo per andare a fare qualche cosa, a vedere qualche cosa che poi costituisca una tua emozione, quindi un tuo ricordo, allora forse io e il cameriere in questo senso possiamo essere uguali. E poi, non so, le regole del gioco della vita sono quelle, io ho preso quelle che mi sono arrivate, ecco, e mi considero un fortunato. Torniamo alle due cose, Vito, che ti farebbe piacere portare nel tuo Invicta, nel tuo zaino per i prossimi 100 anni. Dei miei ricordi di viaggio? Certo. Allora, indubbiamente la signora Cesira in Canada, perché la signora Cesira in Canada, se abbiamo tempo ancora 2 minuti, era un'italiana emigrata in questo piccolo paesino del Canada dove aveva una trattoria, faceva cucina americano-canadese e italiana, e dove io ho mangiato le migliori tagliatelle della mia vita. Gli italiani che arrivavano nel suo piccolo paese la prima sera erano ospiti nella sua trattoria. L'accoglienza, l'amicizia, la gioia di vedere qualcuno che arriva dalla madrepatria, perché non sembra, forse sono parole un po' strane, ma io questa l'ho sentita e l'ho vissuta. E poi a livello di, invece, se dovevo dire, di panorami sconfinati, le sconfinate pianure dell'altipiano del Sudafrica, probabilmente. Queste sono le due cose che così, anche se Paolo forse direbbe il piatto di aglio, olio, peperoncino e spaghetti per gli indiani, forse. Però questo lo lasciamo ai lettori del libro, se mai ce ne sarà qualcuno. Detto dai genitori, mi sono trovato a cucinare spaghetti, aglio, olio e peperoncino per degli indiani. Mi avevano dato i ragazzi di cucina all'uso impero britannico. Avevo un addetto a triturare l'aglio, solo per triturare l'aglio, e anche altri addetti per altre cose. Ecco.
Grazie a voi, Maria Teresa. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. La conclusione è semplice, ce l'ha detta in fondo Vito Stabile, ci ha portato in un viaggio straordinario, ha detto di essere fortunato perché, per dirla con Sant'Agostino, viaggiando ha potuto leggere alcune pagine del Libro del Mondo e quindi è riuscito a modificare in parte i suoi strumenti per catalogare, capire e giudicare gli altri. Li ha raffinati, per certi versi inevitabilmente li ha anche un po' complicati, ma indubbiamente li ha migliorati. Ed è questo lo scopo, in fondo, del viaggiare. Ma di una cosa mi piace dire, insomma, e ricordare che scrive lo stesso Vito nel suo libro, nelle sue conclusioni, ed è questa. Lui dice: ho visto e incontrato tanta dignità umana e questo è quello che fa muovere il mondo. E noi siamo lieti di sapere che c'è ancora tanta dignità umana nel mondo, che ce n'è tanto bisogno. E con questo io ringrazio Vito, ringrazio chi ci ha ascoltato e ringrazio naturalmente Ameria Radio, che ritrovo dopo, diciamo, in questo inizio di nuova stagione, sempre con molto piacere. Grazie a E vi voi. saluto a tutti e buonanotte, naturalmente con i notturni di Ameria Radio. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ameria Radio ha presentato Autori e Autori, a cura di Rossana Cilli. Ameria Radio, la radio che non c'era. Bene, allora, Vito, i tuoi